Ciao a tutti, mi chiamo Max e vi do il benvenuto di nuovo sul nostro canale Y2K Sales Adventure. Con questo primo video vogliamo inaugurare una nuova serie che cercheremo di fare settimanalmente, in cui andremo a rispondere ai vostri quesiti, alle vostre domande che ci rivolgete sul nostro canale YouTube oppure che ci inviate tramite messaggio, WhatsApp, email o quant'altro. Inauguriamo questa serie con la domanda di Donato, che in uno dei nostri ultimi video ha notato una sacca gialla vicino alle scale, quelle che portano all'uscita nel pozzetto. Questa sacca gialla è chiamata grab bag in inglese, in italiano la possiamo chiamare sacca di emergenza. Letteralmente in inglese è afferrare, cioè la sacca da afferrare poco prima di abbandonare la barca, prima di salire sulla zattera di salvataggio. Nella grab bag viene di solito inserito tutto ciò che non è già presente nella zattera di salvataggio, ovvero, per esempio nel nostro caso, delle medicine, i passaporti, dei soldi, portiamo un VHF, ma comunque, senza anticipare nulla, voglio farvi vedere, visto che dobbiamo fare una navigazione impegnativa a brevissimo, vogliamo farvi vedere cosa è compreso all'interno della nostra sacca di emergenza. Andiamo a prenderla? Dai, andiamo a prenderla insieme. Noi la teniamo qui, come avete visto e come Donato ha visto, vicino all'uscita. È legata di lato ovviamente per non andare in giro e sopra gli scriviamo il nome della barca, la nostra targa e il nostro codice MMSI. L'MMSI è un codice che identifica la barca in modo univoco nel mondo. 247 indica che è una barca italiana e l'altro è un codice numerico probabilmente progressivo. Adesso la slego, perché ho bisogno di due mani, anche se è molto facile. La sleghiamo? Sì, grazie. Di solito cerchiamo anche di fare un nodo intelligente per poterla portare via, però la facciamo in modo tale così perché questa possa essere sfilata dall'alto in caso appunto di doverlo fare in velocità. Prego, CPT. Grazie, la porto sul tavolo. Eccomi qua con la sacca. Ho posizionato la camera sul cavalletto così è un po' più facile vedere le cose, tanto è più interessante il materiale dentro la sacca che la mia faccia. Adesso tiro fuori tutte le cose, le posiziono qui sul tavolo e poi le commentiamo. Ok, questo è quello che era già presente all'interno della nostra grab bag e poi vediamo alla fine cosa noi aggiungiamo ulteriormente poco prima di partire. Allora, partiamo dall'EPIRB. Noi ne abbiamo già uno, che è quello ufficiale installato all'uscita dall'altra parte rispetto alla grab bag. Questo è il nostro vecchio EPIRB scaduto, però funziona sempre comunque, le batterie non degradano così velocemente ed è meglio averne due che uno. Già che siamo là lo testiamo, vediamo un po' se funziona ancora. Eccolo qua, funziona, lo chiudiamo e lo mettiamo da parte. Abbiamo una coppa misuratrice, una per misurare la quantità di acqua che si beve. Questa è meglio perché serve appunto per bere tutti una stessa quantità di acqua in modo tale da poterla razionare. Abbiamo una torcia con delle pile di ricambio, vedete che noi all'interno, speriamo che si veda, ma direi di sì, all'interno mettiamo anche i Silka Gel, sono questi sacchettini anti-umidità. Quindi abbiamo la torcia completa di batterie con delle batterie di ricambio. Poi abbiamo, questo è un kit, lo vedete, con dentro delle batterie normalissime, ma è il kit che si monta sul nostro VHF. Il VHF è uno di quegli strumenti che noi mettiamo all'interno della sacca poco prima di partire. Questo è il kit di batterie di ricambio, perché il VHF viene con la sua batteria già carica, ma è meglio avere un secondo kit di batterie. Poi abbiamo la tromba, quindi c'è la tromba con due bombolette da utilizzare per richiamare l'attenzione di qualcheduno. Abbiamo un GPS,
questo dà solo la posizione senza cartografia, perché se dovessimo comunicare con qualcheduno abbiamo la possibilità di avere la nostra posizione e sapere dove ci troviamo, con batterie di ricambio, anche queste sempre col suo, con la sua sacchettina di silicio per l'umidità. Abbiamo delle salviette per umidificate, preumidificate da utilizzare sulla zattera, perché non mi sembra che ci siano all'interno della zattera stessa. Abbiamo un coltello Leatherman, vi faccio vedere quale modello abbiamo, è un multi-tool che serve praticamente per qualunque sorta di utilizzo, la pinza, il coltello, cacciaviti, non che ci sia niente da riparare su una zattera, ma magari serve per qualunque cosa. E questo è quanto. Poi abbiamo un kit di emergenza per quello che riguarda il primo soccorso, quindi un po' di bende, di garze, cioè della crema solare disinfettante, la pomata disinfettante Betadine. Questo viene dalla precedente revisione della zattera, ce lo siamo conservato perché non sono cose che vanno a male. Abbiamo una maschera, perché non si sa mai quello che può succedere sulla zattera, magari dobbiamo controllare qualche cosa fuori bordo, verificare che non ci siano squali. E scherzi a parte, metti la zattera abbia problemi sotto, è meglio avere una maschera, occupa poco spazio e male non fa. Abbiamo le nostre medicine, grazie alla nostra fortuna noi non abbiamo problemi di terapie da prendere. Altri amici mettono anche all'interno della zattera di salvataggio le medicine di cui hanno bisogno durante la loro vita. Qui abbiamo una crema solare ad alta protezione, un block notice con una penna, una matita, una pomata ustione, anti-ustione e delle pillole anti-mal di mare. E qui abbiamo delle buste che possono servire per qualunque cosa. Poi abbiamo portato, è vero che sono già sulla zattera, ma sono dell'ultimo cambio, di solito lavorano ancora per qualche anno dopo la scadenza, quindi abbiamo 3 razzi paracadute e 2 razzi segnalazione a mano. Questi erano scaduti nel 2019, penso che l'anno prossimo, visto che dovremo cambiare quelli nostri principali, faremo questi qua, li butteremo via, li daremo in smaltimento e quelli della barca verranno messi all'interno della grab bag. Abbiamo inoltre un kit sempre di razzi di segnalazione, però con la pistola, la pistola veri, vedete ci sono le cartucce da inserire all'interno qui e viene sparata direttamente. Qui dentro poi all'interno ci sono anche questi kit che fanno luce, praticamente è luce chimica, si rompe, si piega in due questa barretta di plastica e crea luce. E poi abbiamo un secchio, è intelligente questo secchio perché è un secchio piegabile, vedete, molto bello, non sto ad aprirlo. Abbiamo dei cuscini gonfiabili, perché non si sa mai che magari ci possono essere utili per qualunque cosa, anche per galleggiare. E infine l'acquisto abbiamo fatto l'anno scorso, prima di partire dalla Nuova Zelanda, abbiamo un dissalatore manuale. Lo tiro fuori, faccio vedere. Eccolo qua, è della Katadin, praticamente non lo sto ad aprire perché è imballato bene e non voglio perdere come piegato bene. Praticamente questo dissalatore si butta questo tubo in acqua e si comincia a pompare, lui crea acqua direttamente da questo tubicino piccolino. E cosa aggiungiamo a tutto questo che abbiamo anticipato prima? Aggiungiamo, come dicevamo, il VHF. Questo è un VHF normalissimo, però ha la possibilità di cambiare le batterie con quelle che avete visto, sono batterie normali. Questo VHF viene inserito già a carico, ma sapete bene che le batterie durano pochissimo. Aggiungiamo il nostro telefono satellitare, noi abbiamo un Inmarsat, perché è importante poter comunicare a voce con qualcheduno nel caso di emergenza. E aggiungiamo i nostri documenti personali, i passaporti, le carte di credito, perché non si sa mai dove arriviamo e bisogna sopravvivere in qualche modo. Speriamo di aver soddisfatto la vostra curiosità rispetto alla grab bag. Se invece desiderate approfondire ulteriori argomenti sempre relativamente alla grab bag, fatelo sapere nei commenti.
Infine, qualunque domanda è la benvenuta, fateci sapere nei commenti cosa vi piace approfondire e noi saremo ben contenti di soddisfare le vostre curiosità. Se vi piacciono i nostri contenuti, incluso questo video, ma anche tutti gli altri, non dimenticate di mettere vi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti, alla prossima! Adesso devo mettere via tutto. Ale! Trovo la scusa. Ale! Io sono un po' stanco, hai voglia di mettere tu via la grab bag? Sì, certo, come no, stanco. Di fare cosa? Un video? Ciao a tutti!